papà, hai qualcosa di più realistico? Papà, ma non hai un gioco un po' più realistico? Ciao a tutti! Nell'esperimento di oggi collego questa macchinina telecomandata alla user port del Commodore 64. È un esperimento carino che potete realizzare con i vostri figli o con i vostri nipoti. Prima descrivo la parte hardware, poi quella software, cioè il programmino che ho realizzato in BASIC, e infine ci sarà un altro esperimento molto più facile e sempre relativo a questa macchinina. Per collegare la macchinina radiocomandata alla user port del Commodore 64 ho dovuto aprire e modificare il telecomando. Dopo averlo aperto, mi sono accorto che i quattro pulsanti che comandano la macchina hanno tutti un contatto comune a massa. Ho quindi collegato i cinque fili e vari contatti, la massa ed i quattro comandi della macchinina, avanti, indietro, sinistra e destra. Poi ho portato i cavi elettrici fuori dal telecomando, utilizzando un foro già esistente. Per simulare la pressione dei pulsanti del telecomando dal Commodore, devo quindi portare a massa il segnale di ciascun pulsante. Ad esempio, se voglio far andare la macchina in avanti, devo portare a massa il segnale del pulsante d'avanzamento. Per collegare questi fili alla user port del Commodore, avrei potuto utilizzare la solita interfaccia a 4 relè e fotocopiatori che uso nei miei esperimenti. Ho però voluto collegare direttamente i fili alla user port del Commodore, in modo da semplificare il progetto. Per evitare che 5 volte del Commodore entrino nel telecomando, che invece lavora 3 volte, ho utilizzato 4 diodi 1N4148. In questo modo, solo lo 0 logico, il segnale verso massa, potrà passare dal Commodore al telecomando, attivandolo. Questo accorgimento vale per un telecomando che funziona con una tensione inferiore a quella del Commodore, che è di 5 volte. In caso il telecomando funzionasse a tensione superiore, ad esempio 9 volte, è meglio utilizzare il modulo a 4 relè che vi ho mostrato prima, per evitare che i 9 volte del telecomando entrino nel Commodore, danneggiandolo. Per i dettagli dei collegamenti, vi invito a seguire il link in descrizione e se vi piacciono i miei video, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Ora proviamo il funzionamento della macchinina con dei semplici comandi in BASIC. Per come ho collegato gli ingressi del telecomando alla user port del Commodore 64, per sterzare a destra devo digitare POC 56579,1. Per ogni valore a destra del comando POC cambia l'azione della macchinina. Infine, POC 56579,0 ferma la macchinina telecomandata. Il programma che ho realizzato in BASIC effettua proprio queste operazioni. Converte i segnali che riceve dal joystick per pilotare la user port del Commodore 64. Per caricare il programma di comando della macchinina, utilizzo la Kung Fu Flash che permette di avviarlo immediatamente all'accensione del Commodore. Se siete interessati alla Kung Fu Flash, vi invito a guardare la recensione che ho realizzato. Ed ecco la prova su strada! Se volete scaricare il programma in BASIC che comanda la macchinina radiocomandata, vi invito a seguire il link in descrizione. Essendo collegata a un computer, la macchinina può eseguire anche delle sequenze preimpostate di comandi, come ad esempio questa che ho incluso nel programma. La sequenza si attiva premendo A. Papà, non si può collegare il joystick direttamente al telecomando senza passare dal Commodore? Anche il joystick, così come il telecomando che ho utilizzato, utilizza degli switch con massa comune. Per collegare il joystick direttamente al telecomando della macchinina senza passare dal Commodore 64, è sufficiente collegare il blu, negativo comune, al piedino 8 del connettore del joystick. Gli altri segnali, che sono i piedini dall'1 al 4, vanno collegati ai rispettivi cavi che escono dal telecomando. Normalmente i pinout della porta joystick del Commodore 64 sono visti dal lato computer. In questo caso dobbiamo capovolgere la vista per prelevare segnali dal joystick. Ed ecco la seconda prova su strada.
Bene, l'esperimento è terminato. Dai, lo so che il video vi è piaciuto, se no non l'avreste guardato fin qui. E allora lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E ricordatevi di seguire il link in descrizione per i dettagli tecnici e per scaricare il programmino che ho realizzato in Basic. Un saluto da Amedeo Valoroso.